Il progetto ha riguardato la ristrutturazione e soprattutto la riqualificazione energetica di una villa unifamiliare in provincia di Udine, una villa che era stata costruita nel 1986, di una buona qualità costruttiva, ma che ovviamente presentava delle lacune da un punto di vista energetico. Per cui gli interventi principali, oltre a quelli interni, hanno riguardato chiaramente tutto l'involucro esterno. Quindi dal cappotto ai serramenti, quindi per la risoluzione poi ovviamente di tutti i ponti termici, oltre che il ricorso a fonti rinnovabili come l'impianto fotovoltaico con la sua batteria di accumulo e la colonnina di ricarica. Quindi un intervento generale che ha permesso peraltro di usufruire anche del superbonus. In toto sostanzialmente, proprio perché erano tutti interventi finalizzati appunto alla riqualificazione energetica e che quindi potevano beneficiare delle agevolazioni. Uno degli interventi principali è stato quello appunto della sostituzione di tutti i serramenti, peraltro la villa è anche di dimensioni molto generose, quindi anche il numero di serramenti era assolutamente importante. E quindi abbiamo sostituito praticamente tutti i serramenti nei fori finestra utilizzando appunto le tecnologie messe a disposizione da Finestra 4. Il foro finestra della struttura era un foro in muratura con un davanzale di notevole fattura in pietra naturale, che chiaramente, insomma, riportava tutta una serie di limiti legati a intermittenze, ponti termici. Finestra 4, in questo, che è un partner con cui abbiamo anche collaborato in passato, ci è venuto incontro nello studio customizzato di ogni foro architettonico, soprattutto per quanto riguardava l'abbattimento di quelli che sono i ponti termici, in quanto il fabbricato in alcuni punti presentava dei problemi legati a muffe condense. E con questo sistema poi chiaramente questi problemi sono venuti meno e siamo arrivati a un'ottimizzazione sia in termini di scelta progettuale che valutazioni estetiche, architettoniche che hanno poi allietato anche il cliente, insomma, ne è rimasto molto soddisfatto. Nello specifico, la scelta del fornitore dei serramenti è ricaduta anche uno studio approfondito di quello che in quel momento, soprattutto storico, il mercato offriva. Il cliente poi ha deciso di appoggiarsi alla finestra 4 e con questo punto, con questo momento è partito uno studio veramente puntuale di ogni elemento progettuale. Quindi i tecnici spalla a spalla hanno progettato assieme a noi tutti i fori architettonici e soprattutto lo sviluppo della parte tecnica in merito all'abbattimento dei ponti termici, cosa molto importante peraltro per il superbonus. C'era un obbligo normativo richiesto. La scelta del davanzale isolato ricade per tutta una serie di motivi. In primis la questione energetica, quindi la necessità da un punto di vista anche normativo, ma non solo, di abbattere il ponte termico che in tutti i serramenti generalmente si pone in quel preciso punto e che poi può dare forma a esempi di muffe, condense interne, come nel caso specifico. Secondariamente, ci interessava avere un materiale, un prodotto che abbinasse sia la questione energetica, quindi il miglioramento energetico, ma anche una valenza tecnica ed estetica, soprattutto per il fatto che il davanzale veniva abbinato a dei serramenti nuovi. E quindi c'era la volontà di cercare quantomeno la possibilità di l'abbinamento dei colori e della finitura, perché nello specifico il davanzale è stato fatto con la stessa tinta e la stessa finitura del serramento realizzato.
Quindi spessori che in questo caso specifico sono stati ridotti, un'elevata resistenza perché il materiale, l'XPS abbinato alla lama d'acciaio garantisce un'elevata resistenza agli urti e ai colpi. E questo davanzale doveva sostituirsi a un davanzale in pietra di un certo pregio e quindi insomma il cliente anche in maniera giustamente esigente voleva un prodotto con delle caratteristiche soprattutto in termini di resistenza di un certo tipo e soprattutto ultimo per la gestione del cantiere e non ultimo per la gestione del cantiere la rapidità di installazione e la gestione del cantiere, soprattutto in termini di, nel caso specifico, il cliente abitando l'abitazione ha avuto, visto il numero notevole di serramenti su cui si è andato a lavorare, ha avuto un servizio in tempi brevissimi che ha garantito la riuscita del lavoro, perché se no il cronoprogramma avrebbe subito notevoli arrangiamenti e modifiche. Nell'ambito del progetto generale, poi diciamo che appunto l'impatto dei serramenti, non solo da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista tecnico ed estetico, era molto importante, no? E quindi il progetto voleva anche riattualizzare, rendere più contemporanea la villa, naturalmente. E quindi diciamo era per noi molto importante avere un abbinamento tra serramento e davanzale. Con una valenza tecnica ed estetica molto importante, come appunto già ha sottolineato Stefano, dare un contributo al progetto che fosse tangibile, no? E quindi l'impatto generale è visibile e anche il nostro committente è stato molto soddisfatto del risultato finale. Molto soddisfatto.